Lei è Monica, 43 anni, minuta, occhi azzurri e capelli biondi. Monica scompare proprio da Roma, zona Laurentina, circa un mese fa. Il suo compagno ha cominciato immediatamente a cercarla, ma ora non può più uscire dall'appartamento. Monica potrebbe non essere in grado di ritrovare la strada di casa. Poi abbiamo questo giovane ragazzo, Adoy, ha solo 21 anni, abita a Varese. L'ultima volta è stato visto sempre a Roma, dopodiché più niente. Due persone che hanno lasciato in angoscia due famiglie che hanno chiesto il nostro aiuto, il vostro aiuto. Cominciamo a cercarli in una città blindata e deserta. Arriviamo alla stazione Termini. I carabinieri invitano un uomo ad allontanarsi. L'uomo ha un gesto di stizza. Poi sembra calmarsi. L'uomo, sicuramente un senzatetto, raccoglie delle cose, una coperta arancione. Lentamente si incammina. Un carabiniere gli chiede se va tutto bene. L'uomo risponde di sì, è tutto ok. Ma dove andrà quell'uomo? In questo momento dovrebbe stare chiuso in casa. Già, ma in quale casa? Solo a Roma sono circa 8.000 i senzatetto, i clochard. Prima li chiamavano gli invisibili, oggi in una città vuota non lo sono più. Sì, là c'è un treno che va più vicino, a quale stazione? Là. Allora vado là e prendo il treno più vicino, va bene? Loro a casa non possono stare, perché una casa non ce l'hanno, come ci spiega Don Benoni, per tutti Don Ben, il direttore della Caritas di Roma. C'è l'hashtag Restiamo a casa. Ma c'è anche l'hashtag io vorrei stare a casa, e quando non stai a casa sei in balia di tutto e quindi ti senti più fragile. Quindi alcuni sono stati presi proprio dall'angoscia, dalla paura, dal timore, sentono fragili, vulnerabili e ci sentiamo impotenti in alcune situazioni, ecco. Altri sembrano invece proprio incoscienti, cioè che non si rendono conto, oppure la prendono con... ne hanno viste tante nella vita. 8.000 persone senza tetto sono tante, uomini e donne che vagano in una grande metropoli come Roma. Chissà se tra loro ci sono anche Monica e Adoy. Continuiamo a cercare. Sempre dalle parti della stazione conosciamo Jorg. Sono tanti anni che vive in strada. Sono da 5 anni che dormo in strada. È una vita pesante, è difficile. Paura del virus? No. Io chiamo oggi, chiamo domani, uguale. Scappo di questa vita di merda, che scusate la parola, però non c'ho paura. Te vivi in strada? No, io c'ho casa. No. Ah, c'è casa? Allora perché non stai a casa? Io sono uscito a un caffè perché non funziona le bar. Sono venuto da quella macchinetta che funziona. Te vivi in strada? No, io ho dormito dormitorio Madre Teresa di Calcutta. Mattina chiudo. Ma la mattina lo chiudono e vi mandano fuori? Sì, sì, sì. La polizia ti ferma? È fermato, è 3-4 volte fermato. E perché in giro? Perché in giro tu? Singh ci lascia, deve correre alla mensa. Se arriva tardi, rischia di non mangiare. Incrociamo quindi Katie, questa giovane donna di origine toscana. Che la gente che sta per strada, va bene, dove deve andare? Dove si deve riparare? Io devo stare tutti in casa, dove in casa? Quale casa? Se non ci aiuta nessuno. Lei sta in strada, vive in strada? Sì. E poi viene la dia, state in casa, ci fanno le multe. E che facciamo noi con le multe? Suppongo che conoscerai tutti. Sì. Ma qualcuno si è sentito male, diciamo degli amici tuoi, delle persone che vivono... Il virus? Sì. No. Cioè noi... Gente come noi, che pensiamo? Sempre in mezzo alla strada stiamo, capito? Facciamo vedere a Katie le foto di Monica e Adoy. Forse li ha incontrati. È scomparsa da Roma, non è? Però è scomparsa da qualche giorno, tra l'altro. Neanche da... Se per caso è arrivata fino a qua. E anche il ragazzo dietro, invece, un ragazzo che invece è scomparso da Varese. Questo sì. Questo è un africano. Sì. Sì, questo sta sempre qua.
Dove? Via Gioberti. Via Gioberti? Via Gioberti qua in cima oppure lì, di fronte al McDonald's. Dunque, Katie sembra riconoscere Adoy, il giovane ragazzo. Proviamo a cercarlo dove ci ha indicato la donna. Non lo troviamo. Cerchiamo ancora. Davanti al Colosseo c'è la mensa della Caritas di Colle Oppio, una delle più importanti della città. Nessuno ha visto Adoy o Monica, ma qui conosciamo Roberto, ha appena finito di mangiare. La mia casa purtroppo è l'aria aperta, e quindi all'aria aperta devo stare. Saranno almeno 6-7 anni che uso questa mensa ed è una salvezza. E anzi, devo stare attenti a non chiudere le mense, perché se chiudessero le mense per i poveri sarebbe la fine, perché non hanno nessuna possibilità di cibarsi. I nostri centri di accoglienza per i senza fissa dimora diventano H24, come si dice nel gergo, e quindi che escono solo ed esclusivamente per esigenze improrogabili, come tutti gli altri. E Adoy e Monica che fine hanno fatto? Possibile che stiano anche loro vagando per le strade di Roma in questo momento così difficile e drammatico? Sarebbe bello, ecco, chi se la sente, chi vuole, c'è sempre un posto per poter dare una mano in qualunque situazione, ecco. Abbiamo tante sollecitazioni per la distribuzione alimentare, le scorte stanno un po' scarseggiando, dovremmo rafforzare, abbiamo lanciato delle raccolte, un po' di alimenti, ma anche di così finanziaria o se qualcuno miracolosamente ha mascherine.